Siamo nella sala del Museo del Cinema di Vico Equense. Precisamente la sala viene denominata cerimonia di apertura di Federico Fellini, 100 anni del genio del cinema italiano, Sala Rosi. Museo del Cinema, antico palazzo di città, è conseguenziale all'antiquarium di Vico Equense, quello che si vedono alcune vetrine dalla strada. Entrando, le sale in fondo sono dedicate al cinema, con le sue locandine, i suoi oggetti, vecchi proiettori. E si sta svolgendo l'inaugurazione della mostra fotografica dedicata a 100 anni dalla nascita del regista italiano, premio Oscar Federico Fellini, con 39 scatti dell'archivio fotografico della Cineteca Nazionale. L'evento è svolto in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia. La mostra è visitabile dal 5 all'11 ottobre, nei giorni e negli orari di apertura del Museo del Cinema del Territorio e della Penisola Sorrentina. Intanto, mercoledì 7 già iniziano la serie di eventi legati al Social World Film Festival. Alcuni di essi sono in streaming, altri hanno pochi posti di accesso per il tempo di Covid che viviamo, e andrà avanti fino a venerdì 9 ottobre, sabato 10 ottobre, con vari appuntamenti, alle 10, alle 11, alla Sala De Filippo nel Santissima Trinità del Paradiso, proiezioni ed incontri, prevalentemente si svolge in quell'area. Young Film Market, domenica 11, proiezioni e incontri, concorso internazionale, proiezioni e incontro, concorso internazionale, Sala Troisi, Teatro Mio, sotto. Quindi sono più location in cui si svolge questo festival, che durerà fino a domenica prossima, da mercoledì a domenica prossima. Intanto qui in questa sala godiamo delle foto dedicate ai 100 anni dalla nascita di Federico Fellini. Foto che comunque sono quelle del patrimonio dell'archivio, ma di sovente, di tanto in tanto, ne vengono fuori di nuove. Andiamo a vederle in giro per la sala. Questa intanto è la Sala Rosi. Federico Fellini, 100 anni del genio del cinema italiano. Marcello Mastroianni, Sandra Milo. La dolce vita del 1960, Giulietta Masina, Giulietta degli Spiriti, bellissimo, 1965, ancora Anita Ekberg che entra nella Fontana di Trevi. Eccolo lui che fotografa, ancora Federico accanto a Anita Ekberg durante la lavorazione della dolce vita. Nostro pane, amore, cinema e sogno, Sofia Loren. Bellissima questa attrezzatura. Ce ne sarebbe da riempire una enciclopedia.
Locandine, Pane Amore 1955, Marina Grande, qua la leggiamo benissimo con gli scenari della Marina Piccola. Non è Fellini, ma fa parte della raccolta. Gli originali degli autografi sono i calchi. Isabella Aragonese, Anna Falchi, Giancarlo Giannini, Carlo Croccolo. E qua i pannelli fotografici della Louvre si intersecano con l'archeologia. Abbiamo piacere di questa mostra perché ha spinto alla riapertura dell'antiquarium, che è stato per un periodo di tempo, per effetto del Covid, è stato chiuso. Quindi questa è stata l'occasione. Ecco i pannelli, 100 anni del genio del cinema italiano. Marcello Mastroianni, uno dei suoi preferiti, ma anche Anthony Quinn, Giulietta Masino, Alberto Sordi. Quindi abbiamo questo doppio intreccio di archeologia viva, antica, i ritrovamenti, questi sono precisamente di Via Nicotera. Via Nicotera sarebbe la strada della Università della Pizza. Questi sono gli oggetti, la ceramica. E i pannelli si intercalano alle vetrine di archeologia con il racconto fotografico. È un bellissimo connubio. Cinque.